In zona Cesarini la Pistoiese ha conquistato un pareggio ormai insperato contro l'Arezzo. È successo infatti tutto al 93esimo, grazie alla rete del neoentrato Proia, che ha evitato quella che sarebbe stata un'altra beffa della stagione. Davanti alla terza forza del girone, la squadra dell'ex Sottili, gli arancioni hanno subito gol nell'unico vero e proprio tiro in porta da parte degli ospiti. Da 25 metri Grossi ha messo la palla nel set davanti a un incolpevole Feola. Restano tanti dubbi sul gol annullato a Colombo alla fine del primo tempo e da rivedere meglio sarebbe anche quello di Minotti nella ripresa. La squadra di Remondina ci ha provato per tutti i 90 minuti, ma solo nel quarto minuto di recupero ha trovato la rete dell'1-1. Per quanto riguarda la prestazione dei singoli, da citare l'ottima prestazione di Guglielmotti e del solito capitano Colombo, un trascinatore instancabile del quale la Pistoiese non può fare a meno. Credo che la Pistoiese, come ha fatto la Pistoiese in altre partite, ha tenuto testa, è migliorata moltissimo secondo me nella fase difensiva, dove bisogna concedere meno, imparare a non, quando c'è il pericolo, allontanare la palla. Una volta tanto la soluzione è arrivata dalla panchina. Beh, direi di sì, ma non è un caso, perché io lo dicevo proprio ieri a Proia, dicevo guarda che stai avendo più spazio perché ti stai allenando bene, per cui se vai avanti così, e questo deve essere un esempio anche per gli altri giocatori che abbiamo in organico, se li vedo bene allenarsi bene avranno più spazio, ed è stato il giusto premio che ha avuto questo ragazzo. La classifica è quella che è, se non vinci non vai avanti, questa è la cosa principale. Adesso ci aspettano altre partite difficili come tutte, non bisogna pensare di aver risolto niente, ogni partita è una storia diversa dall'altra e avere una riprova ogni domenica è quello che ci propone il calcio. L'Arezzo te lo aspettavi così oppure migliore? No, è una squadra che vedi che palleggia bene, che ha giocatori di qualità, in Grossi, in Polidoro davanti, Yamga, cioè Arcidiacono, insomma ha dei giocatori de feudis in mezzo al campo. È una squadra fatta per vincere, per cui credo che abbia tutte le carte in regola per lottare per i primi posti. Un punto che smuove la classifica e fa morale in vista di un altro derby, quello di domenica prossima contro i neroverdi del Tutto Cuoio.